Siamo qui oggi nella bellissima cornice di Villa Piccolomini a Roma. Ho il piacere di dialogare con Laura Pugno. Per iniziare questa intervista, Laura, vorrei proporti un breve gioco, una domanda per rompere il ghiaccio e per entrare all'interno della nostra intervista. A questa domanda ti chiederò di rispondere con tre affermazioni, due vere e una falsa. La mia domanda è: che cosa è per te la poesia? Risponderò a questa domanda citando una dichiarazione di Marina Tsvetaeva, che alla domanda perché scrivi, sempre temutissima da ogni poeta, risponde perché non posso non farlo, quindi non rispondendo sul fine ma sulla causa. La poesia è qualcosa che non posso controllare, è qualcosa che mi avviene ed è anche qualcosa di per me costitutivo. Dirò quindi anche che la poesia è qualcosa che posso controllare, che faccio scientemente e cui volendo potrei rinunciare. Poi a te individuare il vero e il falso. Grazie mille. Per entrare nel vivo della nostra intervista, partirei da un tuo saggio, In territorio selvaggio. Vorrei utilizzare questa metafora del territorio selvaggio come una porta di ingresso nella tua poesia e vorrei quindi chiederti come si relaziona questa dimensione spaziale con la tua poesia. Che cosa rappresenta il territorio selvaggio? Il territorio selvaggio nella mia poesia rappresenta l'oltre, il non ancora scritto, il non ancora percorso con le parole, ciò per cui non abbiamo ancora trovato delle soluzioni e quindi anche il non ancora pensato, da un certo punto di vista, ciò che diventa pensabile in quel momento, che affiora alla possibilità del pensiero. All'interno di In territorio selvaggio tu poni in essere una serie di dicotomie centrali nella tua produzione poetica. Ero soprattutto interessato ad approfondirne la prima, ovvero quella che oppone le due dimensioni temporali di adolescenza e maturità, che viene introdotta attraverso l'immagine di un bosco che si riduce anche all'interno delle tue raccolte. In un secondo momento la dicotomia vede opporsi appunto queste due dimensioni spaziali, giardino e bosco. È interessante che ritorni lo spazio in queste domande proprio perché lo spazio è una dimensione che è emersa con forza nella maturità della mia scrittura, che però se è presente sotto traccia invece nelle prime cose che ho scritto. Tutte le dicotomie che sono presenti sia nel territorio selvaggio che nella mia scrittura poetica tendono tutte le dicotomie che sono presenti nel territorio selvaggio e nella mia scrittura poetica tendono non a un annullamento ma a una ricostituzione dinamica, in qualche modo si trasformano continuamente l'uno nell'altro, cioè, quindi il giardino diventa bosco, l'adolescenza diventa maturità, ma anche il contrario, è una dimensione di tempo compresente, se vogliamo, quella che è messa in scena attraverso le parole nel testo. Definiresti questa dimensione della temporalità, del divenire, come una dimensione strutturante della tua poesia? Sicuramente sì, io ho sempre detto che la mia è una poesia eraclitea, quindi che in qualche modo non si bagna mai due volte nello stesso fiume, come famosamente sappiamo, però allo stesso tempo questo divenire mi sembra sempre più coincidere con l'essere, in fondo Eraclito e Parmenide sono lo stesso filosofo sotto diverse sembianze, mascheramenti o mentite spoglie, tornando al tema del vero e del falso. Per introdurre la prossima domanda, vorrei proporti invece una citazione di un poeta che amo molto, Walla Stevens, da una poesia dal titolo An Ordinary Evening in New Heaven. The poem of pure reality, untouched by trope or deviation, straight to the world, straight to the transfixing object. Abbiamo parlato di divenire, di un oggetto che si trasforma in poesia, quello che Walla Stevens chiama transfixing object. In realtà è la stessa scrittura che si trasforma, che assume diverse forme nella tua produzione. Poesia, romanzo, saggio, traduzione. Volevo chiederti, qual è la relazione fra i diversi generi letterari nella tua poesia?
tra diversi generi letterari che ho praticato c'è un rapporto di tipo gerarchico che non esiste nella realtà, nel senso che non lo postulerei come un fatto oggettivo, ma sicuramente esiste come fatto soggettivo per me. Cioè, io sono fondamentalmente poeta prima di essere qualcos'altro e quindi ho praticato prosa, scrittura saggistica, scrittura per il teatro, per il cinema, e potenzialmente non pongo limiti al tipo di scrittura in cui potrei avventurarmi, per tornare all'immagine del bosco, però torno sempre alla poesia. In qualche modo tutte queste forme scaturiscono dalla poesia, non nel senso che siano condotte con i mezzi nel poetico, ma nel senso che io naturalmente tendo a quel tipo di scrittura, a quel tipo di condensazione, direi a quel tipo di pensiero che fonde cosciente e non cosciente, temporalità e assenza di temporalità. E quindi ogni volta che intraprendo una nuova strada è come se, come dire, per poterla percorrere tornassi all'origine, tornassi alla casella originaria del mio personalissimo gioco dell'oca. In passato avrei risposto a questa domanda postulando una grandissima separatezza tra i vari generi. Io ho sempre pensato che il gioco della prosa va giocato con i mezzi della prosa, pur rispettando qualsiasi forma di scrittura. Non amo tendenzialmente la prosa poetica, il poema in prosa, però è una questione di gusto di cui sono consapevole. Oggi mi sembra tutto in qualche modo più comunicante, più legato da rapporti di osmosi, però forse anche questo fa parte della dinamica tra giovinezza e maturità. Cito ancora da un passaggio da In territorio selvaggio che mi sembra molto interessante da mettere ulteriormente in comunicazione con quello che hai appena detto. E dici: per la prosa letteraria c'è forse da temere oggi più che per la poesia, che è talmente antica e bisognosa di così pochi mezzi, una mente, un corpo e una voce, quasi nemmeno la scrittura in realtà, da cavarsela, credi, sempre e comunque, perché già oggi sopravvive in assenza di gravità. Nei confronti di questo quadro che hai tratteggiato fra i diversi generi letterari e un'evoluzione di questa consapevolezza, di una sorta di compenetrazione tra i generi letterari, volevo chiederti invece qual è secondo te la quiddita della poesia. Qui si parlava di assenza di gravità e in qualche modo di economia di mezzi rispetto agli altri generi letterari, o comunque questa caratteristica viene riferita alla scrittura poetica. Qual è l'elemento che la distingue rispetto alle altre tipologie di scrittura? Tradizionalmente si risponde a questa domanda citando l'estrema concentrazione e condensazione della poesia, il dictum condensare di Strapound, però vorrei rispondere in questo caso citando Da come pensano le foreste, che ho appena letto, di Edoardo Cohn, il momento in cui l'autore parla della semiosi, non solo simbolica, la semiosi del linguaggio che tutti ci accompagna nella vita umana, ma di una semiosi precedente che confina con gli altri mondi, con i mondi non umani, come semiosi iconica basata sulla somiglianza, o semiosi indicale, l'albero che cade nella foresta che ci avverte di un pericolo. Ecco, io credo che la poesia sia in qualche modo il luogo dove più fortemente si ravvisa questa prossimità del linguaggio, il linguaggio simbolico, convenzionale, astratto, le mille lingue, migliaia di lingue che parliamo, abbiamo parlato sulla Terra, con il resto dei linguaggi umani, non umani, quindi fisici, corporei, oltre che mentali, che abitiamo. La poesia è il luogo di questa sintesi tra la mente e il corpo, come ho scritto poi anche nel territorio selvaggio, che ovviamente è una sintesi mai data, perché noi siamo profondamente percorsi dal dualismo, io in primo luogo, e però è comunque un asintoto a cui tendiamo e che nel testo poetico per un momento riusciamo a raggiungere. Ritornando a un discorso più strettamente formale, qual è il, all'interno della tua pratica di scrittura poetica, il tuo approccio alle questioni di metro e di ritmo all'interno della tua scrittura, che consideriamo metro appunto una spazializzazione, una gabbia
metrica contenente il linguaggio e il ritmo invece la realizzazione, l'esecuzione di una sorta di fiato, di respiro. Come si posiziona la tua scrittura all'interno di queste due componenti che sono alla base della scrittura poetica? Tra mezzo e ritmo, tra spazializzazione e respiro, io sicuramente oscillo più verso il polo del respiro. In un testo di poetica qualche anno fa avevo scritto appunto che la forma deve potersi tenere come se fosse un corpo, reggere da sola. Indubbiamente noi oggi possiamo contemplare da una prospettiva profondamente storica una grande quantità di forme e modi in cui si è data la poesia, insomma non solo quelli della nostra tradizione, di molte altre tradizioni, l'attraversamento che ne ha compiuto il Novecento, e quindi in qualche modo ci rendiamo conto che tutte queste sono varietà, specie quasi, del fare poesia che tutte potremmo praticare e a tutte potremmo anche in qualche misura rinunciare col cambiare della storia. Nella mia storia personale ci sono stati a volte dei momenti di azzeramento proprio di quello che ho scritto, cioè di riduzione proprio a dei minimi, a degli essenziali, anche come dimensione del verso. Verso i 20 anni, quando ho iniziato, come dire, a scrivere in forma adulta, ma anche per esempio credo che sia evidente nel passaggio delle mie raccolte tra Bianco, i legni e poi noi, dopo La mente paesaggio, dopo la lunga pausa di silenzio di quasi 5 anni che segue La mente paesaggio, è come se io ricominciassi con un bagaglio di pochissime parole, di pochissimi ritmi e anche di pochissimi metri, per poi nuovamente continuare, ricominciare a espandere il catalogo delle forme. Grazie. Hai qualche domanda? Sì, partirei proprio da quest'ultima considerazione che hai fatto su una cesura, diciamo, una interruzione del lavoro poetico o comunque della pubblicazione. Poi il lavoro poetico immagino che sia trasversale e radicale. Soprattutto nella prima parte, insomma, della tua scrittura, fino alla mente paesaggio, con la mente paesaggio come proprio culmine di questa attitudine, mi sembra, a proposito delle questioni spaziali da cui siete partiti, che tu hai costruito un sistema sicuramente basato sulla corporalità, ma in cui questa corporalità si inserisce in una costruzione di spazio. Cioè la tua poesia, più ancora che la tua narrativa, dove forse questa attitudine è più ovvia, parte dalla costruzione di una prossemica, proprio di un luogo che ha determinate regole, magari non scritte, non dette, non esplicite, ma che poi condizionano i movimenti, la presa di voce, eccetera. Ecco, noi siamo in una villa del 600, questi signori avevano molto un'idea di costruzione di luogo, no? È un principio base del manierismo quello di inserire all'interno della composizione letteraria sempre la composizione di un luogo, come se quello fosse la matrice della parola, fosse la matrice del pensiero, in quanto matrice dell'immagine. Io ti ho conosciuto ormai troppo tempo fa, alla fine degli anni 90, in cui tu eri molto versata nel video in particolare, più ancora che nella fotografia, nel video. Ecco, volevo capire come questa tua competenza, questa tua passione per le immagini riprodotte abbia accompagnato, forse anche ispirato, questa attitudine a comporre luoghi, a comporre come fossero delle camere, degli spazi circoscritti, non importa se al chiuso o en plein air, in cui però il soggetto lirico osserva delle regole. Ecco, mi sembra una idea di poesia molto legata al teatro, no? Al teatro inteso come performance o come appunto oralità, di spiegamento della realtà in forma spettacolare, ma al teatro come appunto severa composizione di luogo. È interessante questa domanda, a cui risponderò in modo, se vogliamo, tangenziale, interessante per il punto di vista che getta, diciamo così, tra me e me stessa. Come dicevo prima, la dimensione dello spazio per me è afferrata in modo esplicito e cosciente negli ultimi anni, e credo che questo sia perché, mentre a livello personale, a titolo personale, io ho sempre avuto un'acutissima coscienza del tempo,
Invece lo spazio l'ho sempre percepito come una dimensione mancante. Probabilmente, dato che si compensa nel corso degli anni ciò che è mancante all'origine, adesso è in qualche modo più acquisita per me, più realizzata, più risolta, e quindi è possibile giocarla in termini espliciti. Per quanto riguarda il discorso con l'immagine, è curioso come per me, diciamo, il primo nucleo di una poesia sempre verbale, sempre in forma di parole che appaiono, mai di immagini, mentre molto spesso nella scrittura della prosa le cose vanno in modo diverso. Ho iniziato a scrivere prosa partendo da una originaria, quasi infantile passione per la scrittura per il cinema, abbastanza irrelata rispetto alle circostanze della mia educazione e crescita. E tuttora, quando scrivo prosa, io letteralmente vedo quello che sta avvenendo e quindi descrivo quello che vedo. Non è così in poesia. In poesia l'immagine passa attraverso il filtro della mediazione verbale. Aggiungo un elemento esperienziale che definirei quasi tipografico. Io non ho mai scritto testi in cui, come dire, si tendesse al calligrammo, in cui la disposizione proprio spaziale sulla pagina rivestisse una particolare importanza. C'è qualcosa in questo senso nelle mie poesie dei 20 anni, diciamo, c'è una tendenza forse a giocare più con la disposizione dello spazio, però è qualcosa poi di molto attenuato e tutto quasi non presente nei testi della maturità. Qualche anno fa, mi pare fosse il 2015, no, ancora prima, nel 2016 doveva essere, ho pubblicato un ebook che raccoglie, diciamo, tutti i miei testi fino a quel momento, o se non tutti, un'ampia scelta, diciamo un poesie scelte con Feltrinelli Zoom, una collana che ora non c'è più, si intitola 10.000 giorni. Ho quindi sperimentato, diciamo così, la condizione di pubblicare queste poesie che erano uscite originariamente in forma scritta, in forma scritta ma digitale. Lì, nella così, variabilità delle condizioni della pagina, questa dimensione spaziale tipografica si annulla completamente, si annulla anche la percezione visiva del metro, proprio perché può essere impaginato in modi costantemente diversi. L'unico, come dire, mezzo che resta alla poesia, l'economia di mezzi che citavamo prima, è proprio il suo ritmo interno. Deve tenersi da sé, non c'è niente a livello visivo che lo mantenga costante da una visualizzazione all'altra. E questo mi ha molto colpito, diciamo, mi ha indotto forse a lavorare ancora di più sulla possibilità che i miei testi, o forse anche testi, una parola storicamente datata a questo punto, dovessero trovare internamente le ragioni della propria coesione, coesione intesa in senso materiale, come tessitura interna di legami atomici, come consistenza. Un'altra questione che ti volevo porre è in realtà qualcosa che vale un po' per tutta la migliore poesia del nostro tempo, e cioè la questione dell'io. Ricordo che il tardo Montale, Montale comico, ironizzava sul tu, che appunto, essendo un istituto fondamentale della sua poesia, la sua prima maniera, la maniera delle occasioni, era divenuto una specie di feticcio della critica e che, sul quale lui ovviamente faceva dell'ironia. Mi sembra che negli ultimi decenni in realtà questa discussione sia stata da parte della critica soprattutto sull'io, sulla funzione, sul significato dell'io. Ecco, leggendo appunto la tua poesia fin dalle origini, ma poi nell'ultimo Noi, addirittura appunto enunciato anche nel titolo, mi pare che tu abbia messo a fuoco prima di altri della tua generazione quella che a me viene a definire una soggettività espansa. Veramente il paesaggio c'è proprio una poesia che in qualche misura tematizza questo tema dei confini dell'io che si allargano, appunto tu prima citavi addirittura Parmenide, ha una dimensione universale, globale, sferica, diciamo, dell'esistenza. Questo è interessante perché, insomma, sappiamo come il panorama della poesia italiana del secondo Novecento sia stato brutalmente suddiviso tra un campo che negava o comunque ridimensionava l'io e un campo che invece forse anche reattivamente lo enfatizzava e lo restaurava in varie maniere. Ecco, invece la poesia di oggi mi sembra, almeno molti suoi rappresentanti, aver un po' tentato di superare questa scissione
tensione, questa dicotomia che ha oggi motivo di esistere, dopo 60 anni da quando venne formulata, ha tutti una direzione di espansione, dell'io, ossia la soggettività resta la matrice del discorso, se ne prende le responsabilità storiche laddove questa dimensione abbia corso, oppure le responsabilità appunto di gestione dello spazio e del tempo, ma questo io, questa soggettività così esibita, non è l'io lirico tradizionale, non è appunto qualcosa che tende a sovrimprimersi sul soggetto storico, è qualcosa che lo trascende, in una dimensione a volte più panteistica, diciamo trascendente, altre volte, io sono più attratto da quest'ultima dimensione, una dimensione invece immanente, appunto le immagini della tua poesia sono immagini archetipiche, sono immagini che hanno a che fare proprio con appunto gli archetipi della cultura occidentale, forse non solo, e questi io si dispiegano, si allarga, si tende proprio a coesistere, a coappartenere con questi spazi così tendenzialmente universali. Allora, qual è la direzione in cui va la tua scrittura riguardo a questa categoria? Io non è certamente più quello di una volta. Nella mia poesia la soggettività è sempre stata presente, però allo stesso tempo sempre nascosta, probabilmente anche per una questione di riservatezza personale, cioè proprio la parola io affiora in limitatissime occasioni, per esempio nella mente paesaggio, e quando affiora è sempre un indice di qualcosa che sta avvenendo. Io l'ho sempre definita in posizione mobile l'io, nel senso che è tendenzialmente annidato nel tu. Il tu delle mie poesie è molto spesso l'io sotto mentite spoglie, o può essere sia l'io come colui che pronuncia il discorso dello istanzia, ma allo stesso tempo anche l'io come qualcuno che lo riceve. Quindi è in una posizione dialogica, rifratta, in una dinamica di specchi sin dall'inizio. Col tempo sicuramente questo io affiora in una misura maggiore, un po' per le trasformazioni dei tempi, appunto, come abbiamo detto. E sicuramente è un io che si apre al paesaggio, si apre al mondo circostante, viene attraversato da quello che accade intorno, viene attraversato anche dalla possibilità di relazione con altro e con altri, e questo mi sembra un movimento che accompagna in realtà sulle due opposte sponde che tuttora si guardano come insiemi separati della poesia italiana, però mi sembra qualcosa che riguarda tutta la poesia italiana contemporanea più o meno a partire dagli anni Ottanta, cioè questo io che in qualche modo si trasforma un po' come la nuova scienza, anche se è più di 100 anni, la fisica quantistica ci dice che si sia trasformata nella nostra percezione la materia, da qualcosa che percepivamo come molto solido e molto reale a qualcosa che ci sembra essere un tremito di elettroni o di lampi di luce. L'io dei poeti italiani degli ultimi 40 anni in misure diverse, ma è qualcosa che ho indagato in una serie di podcast realizzato per Radio 3 che si intitola Oltre Lontano. È un io che appunto si apre costitutivamente al mondo intorno, cerca in qualche modo un ritorno, in certa misura una riconciliazione, in certa misura un rinnovamento, che non è, come dire, privo di dinamiche storiche, non è privo di consapevolezza anche a volte troppo accelerata, ma non sempre, delle devastazioni che il pianeta e l'ambiente stanno subendo, però in qualche modo è un io, come dire, ha fatto i conti, diciamo, con la storia, un io forse con la minuscola, ma non è sicuramente un io solo di mediato, è appunto un luogo a partire dal quale, invece di arroccarsi e trincerarsi in qualche modo in difesa, ci si apre la relazione con qualcos'altro. È anche un io più necessariamente plurale, se vogliamo, rispetto al classico soggetto lirico che in qualche modo ci accompagna dall'inizio dei tempi, più sfumato, più sfaccettato. E anche nella mia poesia avviene questo
questo movimento, anche se la parola io non è molto più presente di un tempo, però potrebbe esserlo, diciamo, potrebbe esserlo. Prima una delle domande era sulla continuità e rinnovamento della propria scrittura. Il rischio di cadere nella maniera di quello che si è fatto è sempre presente per un poeta, quindi il territorio selvaggio di prima è anche ciò che non abbiamo ancora scritto, in qualche modo, che non siamo stati ancora capaci o abbastanza coraggiosi di scrivere. Allo stesso tempo quest'io non è, dire, l'io dell'incessante racconto di se stessi che è diventato in qualche modo forma dominante, proprio perché è io e altro nella stessa misura. Mi riaggancio a quello che dicevi sul meccanismo dell'apostrofe, apostrofe classicamente lirica e poi decostruita e reinterpretata attraverso un dialogo con un tu che in realtà è io in qualche modo, e poi l'espansione di questa dualità all'interno di un noi, di un soggetto, appunto, come diceva Andrea, di soggettività espansa. Mi riaggancio a questo elemento per chiederti qualcosa in merito al tema dell'identità di questo soggetto che si parla o a cui ci si rivolge. Come ragiona il tema dell'identità e come viene strutturato all'interno delle cose poetiche, soprattutto in una dimensione di evoluzione tra le varie raccolte. Parlavamo prima della mente paesaggio come opera comunque di snodo all'interno della produzione, qui si crea un in qualche modo un ribaltamento, una modificazione all'interno di come il soggetto lirico viene espresso. Un soggetto che attraversa le mie raccolte di poesia è in qualche modo un soggetto assoluto, nel senso proprio disciolto, però allo stesso tempo è un soggetto fortemente storico, e quindi una sorta di storia naturale dei miei libri può essere in qualche modo tracciata di raccolta in raccolta, al punto che attraverso i libri successivi, le raccolte successive, anche le precedenti in qualche misura finiscono con riscriversi. Per esempio, proprio La mente paesaggio, che è un libro del lutto, seguito da un silenzio, seguito da un'apertura al mondo, è un libro che si trasforma nelle sue successive edizioni, diciamo che cambia finale, nel senso che la prima edizione della mente paesaggio è dei primi anni 10 con Perrone. Successivamente io ho, qualche anno dopo, mentre sono a Madrid, l'occasione di pubblicare questo libro in spagnolo, autotraducendolo, con l'aiuto di un'amica poetessa madrelingua, Violeta Medina, quindi traduco le mie stesse poesie e poi le rivedo. E nel momento in cui traduco e pubblico La mente paesaggio in spagnolo col titolo di Nacker, l'ordine delle poesie finali si inverte. La mente paesaggio, adesso cito a memoria, però nella sua prima versione, termina con i versi e tu lingua puoi perderti qui e non altrove. Nella versione pubblicata in Nacker, che poi è la stessa che io riprendo quando ripubblico La mente paesaggio insieme a testi più recenti sotto il titolo L'Alea, sempre per Perrone qualche anno dopo, i versi finali sono tu isola coperta di bosco, che è sicuramente un'evocazione della misteriosa Isola dei Morti di uno dei miei romanzi, l'ultimo che ho pubblicato finora, che è La metà di bosco, però allo stesso tempo è anche un'immagine di completezza e di centralità. La nota su cui chiude La mente paesaggio nella sua prima versione è una nota di perdita. Il lavoro del lutto che lì inizia andrà affrontato negli anni successivi. Nel momento in cui, diversi anni dopo, il libro trova altre incarnazioni, successivamente io ho scritto Bianco, ho scritto Legni, ho scritto, sto scrivendo in quel momento Noi, le perdite individuali a cui tutti siamo inevitabilmente soggetti nella nostra forma naturale in qualche modo
come dire, vengono non riassorbite, ma accolte all'interno di una dimensione più ampia, di una coincidenza più ampia tra soggetto che scrive e il mondo che appunto lo o la accoglie, di cui questa immagine dell'isola è la forma. Quindi sicuramente questa identità prosegue e si prosegue di testo in testo, però allo stesso tempo cambia storicamente, diciamo, è soggetta alle mutazioni e anche agli ampliamenti, diciamo, non è un'identità. Spesso si ne è sconfitta, spesso si parla dell'io, del soggetto lirico, del soggetto poetico, come di qualcuno o qualcosa che debba necessariamente andare incontro soltanto a diminuzioni. Invece ho l'impressione che negli ultimi anni, diciamo, non solo la mia poesia, anche quella che si scrive in Italia oggi nel mondo, abbia ripreso, come dire, a identificare delle nuove possibilità di scrittura oltre quella che per me resta la lezione del Novecento come grandissima lezione di oscurità. Grazie. Cerco di ricollegarmi allo stesso tipo di ragionamento che stiamo sviluppando, non attraverso la parola identità ma la parola voce, che mi sembra una definizione che o comunque un'entità che si sgancia dal tema dell'identità. Soprattutto ritorna la parola voce in diverse delle tue raccolte ed è anche un momento, parlavamo di fiato all'inizio di questa intervista, di ritmo, un elemento che in qualche modo si sgancia immateriale in qualche modo dall'identità. Mi piacerebbe citare brevemente alcuni versi della tua raccolta I legni, in cui appunto non si parla di voce, di una voce singolare, ma si parla di voci plurali. Tutto quello che schiarisce confuso nel corpo di sabbia, se appoggi l'orecchio, senti le voci, fanno conchiglia, sono i venuti e ritornati dal mare, la voce nella voce. Volevo chiederti di più, rispetto anche connettendoci riguardo a quello che abbiamo detto e in merito al tema dell'identità, la funzione invece della voce nella tua scrittura. Qui credo che si possa rispondere in due modi. Da una parte la voce come cadenza propria, come quasi DNA, come riconoscibilità di chi scrive ciò che scrive anche nel mutamento e nella metamorfosi, che è a mio avviso qualcosa di ineliminabile e anche qualcosa che si va sempre più attenuando nella poesia che viene scritta oggi, che è una poesia sempre più scritta da una sorta di sé comune diffuso e che però credo che, io non amo particolarmente il concetto di generazione in poesia, però credo che invece nei poeti della mia generazione e della mia età resti fortemente presente. Poi bisognerà vedere invece se questa dimensione di scrittura più comune e comunitaria si affermerà nel tempo, se i tempi del faticoso lavoro di individuazione sono semplicemente diventati più dilatati. Secondo modo in cui si può rispondere alla domanda è pensare alla voce e alle voci come l'effetto di quel processo, diciamo, di ascolto e di incorporazione a cui facevo riferimento prima. I legni è una raccolta in cui in qualche modo il tema della perdita, che c'è a mente paesaggio, che c'è in bianco, viene vista in un'altra chiave, una chiave in cui si cerca, i legni sono una materia metamorfica, è ciò che resta dell'albero in qualche modo, come il cuoio è ciò che resta della pelle animale, quindi è il tentativo di identificare la forma trasformata in cui quello che siamo stati, quello che c'è stato prima di noi, può ancora essere percepito come vitale. In questo senso le voci sono il processo di riverbero, di risonanza col resto del mondo attraverso cui questo percorso si dà. Ho trovato molto interessante quello che dicevi sul processo di riscrittura della mente paesaggio e soprattutto sul l'ordinamento dei versi finali, dei componimenti finali.
mi ha riportato alla memoria una questione filologica, il Canzoniere della Casa, in cui appunto ci sono due edizioni, non è stato possibile determinare se l'ordine degli ultimi due componenti, 64 e 65, quale fosse appunto l'edizio Princeps di Giovanni della Casa. Se rileggiamo tutto il Canzoniere in funzione del componimento 64 come finale, abbiamo un Canzoniere in morte e l'interpretazione di tutta la poesia della casa in funzione di questo finale, una sorta di desinettute riletto attraverso la forma del sonetto. Se invece consideriamo il sonetto 65 come effettivamente il sonetto finale del Canzoniere della Casa, abbiamo una comparazione più facile con il Canzoniere di Petrarca, appunto questa celebrazione paradisiaca di un giardino della gioia e di un inno alla Vergine finale. Ho trovato molto interessante questo riconnetterlo anche con il ragionamento che facevi sul processo di riscrittura della mente paesaggio, perché mi interesserebbe sapere qualcosa di più su la struttura delle tue raccolte, su come organizzi il materiale a livello temporale, quindi come ci sia anche un processo di riscrittura. Nell'introduzione mi sembra Gilgamesh, cioè questo riferimento alla riscrittura come sostanzialmente riferimento al tema della perdita. Ogni atto di riscrittura è un'affermazione della mortalità della scrittura. Volevo chiederti come questo risuona all'interno delle tue raccolte poetiche e soprattutto qualcosa di più sull'organizzazione macro strutturale delle tue raccolte. La citazione che fai adesso dei Canzonieri della Casa di Petrarca mi fa pensare per altre vie all'ultimo lavoro in qualche misura poetico che ho compiuto in questi ultimi mesi, cioè la traduzione di una scelta di testi di trovatori provenzali e medievali che uscirà prossimamente per Ponte alle Grazie, che è la, diciamo così, prosecuzione nella realtà di una ricerca personale sul genere dell'Alba, che poi ha avuto anche, diciamo, degli esiti poetici in noi, e quindi io lì sono dovuta confrontare non solo con la traduzione da una lingua che poi non conosco, quindi una traduzione mediata da altre traduzioni e dal sostegno di amici filologi, quindi una traduzione a un poeta, ma anche proprio con l'incertezza dei testi stessi, di cui sono molto spesso presenti varie edizioni, varie versioni, varie possibilità, che quindi ci riporta a quello che è un tema a me caro, che è quello del lettore o lettrice futura. Noi non possiamo mai completamente immaginare chi ci leggerà. Noi siamo lettori e lettrici assolutamente improbabili dei poemi sumerici, ma anche dell'Iliade, dell'Odissea o della Divina Commedia, in qualche modo. Forse neanche lettori desiderabili dal punto di vista di chi ha scritto quei testi, come uomini e donne calati in un'esperienza storica. Per quanto riguarda il tema dell'organizzazione strutturale delle mie raccolte, c'è un momento, diciamo, della mia scrittura che inizia con Il colore oro, io scrivo intorno al 2005-2006, pubblico nel 2007, in cui probabilmente anche sotto influsso delle esperienze compiute negli stessi anni con la prosa, con la scrittura prima di racconti e poi di romanzi, le mie raccolte di poesia non si presentano più, diciamo, come successioni o aggregazioni di frammenti in qualche modo, o di testi singoli e separati, ma iniziano in qualche modo a emanarsi da una sorta di nucleo radiante, senza arrivare mai forse a una dimensione totalizzante, diciamo così, di concept album, che è qualcosa che è molto dominante, credo, oggi, però che sicuramente anche queste raccolte tendono, però il rischio del concept album è quello che la traduzione del nucleo radiante sia compiuta solo con la mente, non con tutti gli altri elementi cui accennavamo prima. Sicuramente io inizio appunto non solo ad aggregare, ma a far scaturire i miei testi intorno
intorno a un nucleo, intorno a un asse centrale. All'interno di questo lavoro, che poi ha per le singole raccolte tempi di stesura molto diversi, di solito molto concentrati, la mia esperienza di scrittura è sempre quella di periodi molto intensi, poi intervallati da lunghi silenzi, in cui a volte ci si chiede anche se la voce poetica tornerà. Però sicuramente, ecco, probabilmente anche l'esperienza della prosa, o forse la maggiore padronanza dei mezzi che si acquisisce col tempo, fa sì che anche la scrittura della poesia acquisti una dimensione di progetto. Ecco, progetto e poesia non sono mai, secondo me, del tutto sovrapponibili. C'è sempre una dimensione di avvenimento non del tutto controllato. Però in questo senso il colore oro, la mente paesaggio, il bianco, i legni, l'alea, noi, sono raccolte, appunto, concentricamente organizzate intorno a un centro. All'interno delle raccolte stesse i testi sono aggregati in serie, il che significa che possono essere diversamente letti e impaginati, e a volte faccio l'una cosa, a volte faccio l'altra, o come poemetti o forme più poematiche, o come testi singoli composti di strofe più ridotte. Questa doppia dimensione oscilla, cioè, per esempio i legni è più poematico, noi funziona in serie lunghe, l'alea è un testo, come dire, da un certo punto di vista più strutturato di altri, perché sono 10 poesie lunghe, dei mini poemetti non numerati, di cui la prima poesia, primo poemetto, e poi, come dite, ripetuta in posizione numericamente incrementale all'interno delle poesie successive. Quindi la stessa poesia attraversa tutte le altre poesie. Però forse è sicuramente la raccolta in cui ho giocato di più e più esplicitamente e coscientemente con questo tipo, diciamo così, di forme. Normalmente tendo a lasciare le cuciture più imbastite, ma non completamente chiuse. Però sicuramente la dimensione, pur, come dire, nell'incarnazione storica delle raccolte, perché poi, avendo qualche anno di pubblicazione alle spalle, ci si rende conto che la forma che i libri assumono è spesso anche, come dire, condizionata dalle circostanze in cui li si getta nella finitezza, come direbbero gli esistenzialisti, li si porta poi all'esistenza. Per esempio, Bianco, il libro che poi è uscito con i legni, originariamente erano parte di un'unica raccolta composta da 3 poemetti: Bianco, Om e quello che poi è intitolato I legni, che ha dato il titolo al libro stesso. Il colore oro raccoglie 3 testi: La Garai d'oro, Il colore oro, La descrizione del bosco. La descrizione del bosco era stato anche pubblicato separatamente, quindi, come dire, la forma in qualche modo a volte anche condizionata dai tempi. Poi inevitabilmente c'è chi lo fa in modo esplicito, come Vincenzo Stuni col Faldone, c'è chi lo fa in modo più implicito, però poi tutti noi stiamo sempre scrivendo un unico libro di cui questi sono capitoli. Grazie. Campo di grano selvatico, latte di asino selvatico, il selvatico che non conosci. Esci dalla sabbia, leggi i sogni, vedi nel movimento della sabbia che è presente. Vedi l'uovo splendente che è il tuo cerchio, che coincide. L'abito di piume è appeso al buio e sulla carne del braccio. Il corpo cambia e quello di un uccello. Ti muovi al buio, c'è buio nella tua bocca. Riverso una striscia di spiaggia fatta di ciottoli, a 4 zampe. Il buio ti bagna le dita delle mani. La pianta che cresce sott'acqua con foglie carnose come salvia. La pianta perduta che cambia la sua carne. Come grano perfetto e splendente che cresce sott'acqua. Vedi alle pozze come l'animale perfetto balbetta la lingua. Le parole gli prendono forma come sassi nell'acqua. Ogni sera con un sogno, nel cerchio di grano selvatico cambia, perde la prima pelle,
Dormi nel bosco il sonno che viene dal bosco, il tuo corpo è una pianura tinteggiata di fuoco. La lingua si ritrae, contrae gli splendidi muscoli, cerca copertura all'entrata del bosco, lo splendore portato come un mantello. Viene la doppia ora simile a una tartaruga, la gola e la nuca scompaiono nel guscio d'occhio. Il sole è sul fiume, la libellula è sul fiume, gli occhi verso il fiume. Il guscio d'osso rovesciata la struttura, lo splendore. Il sonno è una nebbia, il sonno è una forma di pane accanto alla testa. La bellezza del tuo corpo è coperta. Scendi sott'acqua, porta la pianta dell'inquietudine negli occhi di casa. Masticala come un'alga nel piatto di casa. Dico lei che la riposa, la madre di Minasio, che la riposa. Le sue pure spalle non sono ricoperte di nessun vestito. I suoi puri seni sono come coppe di un guento appeso. Le tue spalle non sono coperte da nessun vestito. Hai visto la forma del vento, nella forma del vento branchi di uccelli. Hai visto come un vaso rosso, come uno splendido stendardo. Hai visto colui cui spirito non ha nessuno che si cura di lui, l'hai visto? Sì, l'ho visto. È costretto a mangiare i resti della topola, i rimasugli del cibo, buttati per strada. Direi forse a questo punto in ordine cronologico, cioè uno del bianco, uno del nome, da niente. Leggo da bianco una serie che si intitola Di bianco in bianco. Betulle bianco e sangue, con piccole luci, tre contro il cielo. Vai per un campo segnato a calce, dici che vedi, che hai fiducia nell'aperto. Tutto è stato una volta prima degli alberi bianchi. Tu non sei nell'ombra, sei un sasso liscio, la neve illuminata da una luce interna. Sotto i tuoi piedi la terra splende. Ritorna dove non c'è stagione ma solo inverno, scende sul greto del fiume la sua forma, di bianco in bianco e a volte lacerando. E tu vieni a questo che è poco come un inizio, il tempo non deciso, prima della disposizione delle ombre, del vento a tagli spazzando la superficie. L'allontanarsi, questa volta è ancora bianca una lieve crescita dell'erba. Ti volti ogni giorno e vedi cosa manca. La luce in fondo alla strada è questa stessa, qui, è distanza. Non pesa sulla neve il rosso, la volpe a tuffo, tra le mani e lampada, appena calore. E continueremo a vivere così in cerchio, a passarci il sasso e le parole. Non è preceduta dalla luce, non è altra ora questa, è chiara. E potresti anche tu prendere sonno. Ti alzi e vai in cucina, scaldi un bicchiere di latte, qualcosa non vuole finire. La voce che potrebbe chiamare dall'altra stanza, il sole è diffuso sui tetti e ieri, ricomincia o non è la stessa. Non ci sono rumori, qualcosa che guarda ogni cosa, che bellezza. Prende anni, poi accade, lo vedi in questa mattina di dicembre, guardi e guarderai. Poi la sciarpa e le braccia che tremano. Nessuno è sceso sulle piste, c'è nebbia fino alle forme più piccole, i disegni. In calma compi tutti i gesti, ricordi che hai visto nel compierli. È tanto tempo, da tanto tempo accade. Le loro mani sono passate nelle tue, i loro capelli. L'avvicinarsi come un animale selvatico, questo movimento in cerchio ti protegge come un'erba alta. Dov'era il bianco sulle dita o tra le clavicole, la pelle più chiara. Andranno avanti, si farà sera una volta e un'altra, le notti in cucina. E tutto quello che è animale è vivo, è vivo. Sai che siamo esposti alla luce, sei scudo del sole. E il colore quasi invisibile verrà
tra luce e luce, tra albero e ancora, saprai vedere quanto a lungo rimarrà accesa la lampada. Ciò che accade, perde luce, il cadere, lo stare fermo andando, il movimento che si è mosso, è questo scorrere dentro nel grano, quello che vedi puoi toccarlo. Il tuo ultravioletto, il non vederti, è con il corpo ed è tutto, l'oltre, il più in là, per quanto è forte. Se gli occhi passa, se gli occhi passa, va verso la luce, volge verso luce il chiaro, stella del rosso. Se adesso tu li alza, stanza che viene aperta la giorno, vedi, figura in lontananza, il corpo che cammina sulla sabbia. All'inizio è vuoto, resta vuoto, conta di nuovo. La parola lisciata come un sasso, fiume da fiume. Si ritorna in bocca, in tasca, sasso denso. Potrà starci nei reni, taglieranno. Non ci sarebbe se non ci fosse pericolo. È per questo che a notte apri di colpo gli occhi per essere vista parola, parola la stessa. Il vento colpisce il sole, produce rumore, la pianta toccata vive, la pianta toccata muore sulle cere delle tue mani. Da dove viene la luce, la vostra natura del giratore, la parte emersa, la parte a terra stretta assieme. Le tue dita toccheranno per conoscere, anche solo un istante di luce rosso lontano, fino alle giorni. Il chiaro poi si sveglia come se il buio non fosse mai accaduto. La superficie illuminata dai tuoi occhi, come tesa, percorre lentamente con le dita, legno, legno fluido in fiume. La luce prima forma del toccare passa la pelle, per la bocca, ma sono più di tutto gli occhi. E per gli occhi che avviene, si ritorna. Concludo leggendo da noi. La serie si intitola Oltre lontano. Cerca il giorno nel bosco, leggi le tracce di sole sulla corteccia degli alberi, quello più sbianco e bruto. Sei il ragazzo, la ragazza, l'istante prima di perdersi nel bosco, di voltarsi tra le luci, ti accendono insieme, quella alle tue spalle non più ci sarà da splendere, perdita l'istante del tuo passo. E per questo, questo solo brucia ancora e ancora, ma tu non puoi tornare. E quella in fondo, luce incendio vero, candele nascoste da alberi, occhi o capelli che ricordi scuri, eppure tu che puoi decifrare il segnale, non sai che sono la stessa in un istante di tempo oltre lontano. Vai, vieni, la notte si incide, il ragazzo, la ragazza attraversata dalla luce, ombra e forma da fiume, e tu fasi, le fila nere, la luce ti cola dalle mani in forma di parole come metallo. Brunito ai bordi, portato in incandescenza, oscurità. Dirai e diranno, ripetendo nel studio vivo, non avrai casa, dovrai andare, sarà sempre la stessa ora fino all'ultima. La casa comune ora completamente aperta. Noi saremo coperti dalle voci che ora parlano di te, contro una porta da dove si intravede la distanza, ma sì, di cielo e fiume, giuro, e del giuro, portando la corrente. Lascia andare anche questa parola, brucerà come altre. Grazie. Grazie, è stato bellissimo. Grazie.